da Est a Padova per i clienti della banca, ma anche per tutti i padovani che volessero ammirare le grandi opere di ceramica provenienti dalla quarta triennale della ceramica contemporanea di Est. È una veste di ceramica, questo è il titolo dell'esposizione ospitata per un mese nella sede di Banca Anton Veneta in via Verdi a Padova, che riporta in vetrina le opere esposte da ottobre a gennaio nella sala delle colonne del Museo Testino. L'idea della rassegna, ora sbarcata a Padova, è quella di costruire un percorso urbano d'arte pubblica, con sculture di ceramica di grandi dimensioni da inserire in parchi, piazze e strade. Un progetto, adotto un'opera per la città, sposato dalla Fondazione Anton Veneta e pienamente realizzato in un'opera disegnata da due artisti internazionali, il Monumento al Tempo di Lella e Massimo Vignelli, un orologio bifronte in porcellana bianca, fino a poco tempo fa installato ai piedi delle mura del castello nei pressi dell'ingresso del Parco di Este. Un progetto inoltre, quello delle grandi opere per le città, che sta continuando e vuole arrivare a realizzare altre opere del genere entro il 2013. Esposte a Padova, nella sede della Fondazione Anton Veneta, opere di Ugo La Pietra, piuttosto che Federica Marangoni, Luigi Serafini, Michele De Lucchi e due artisti di Este. Opere che, partendo da una materia pura e naturale come la creta, diventano oggetti d'arte e artigianato di grande bellezza e fascino, con forme nuove e originali, grazie alla genialità di artisti, architetti, designers e fashion designers internazionali, capaci così di rilanciare un nuovo modo di produrre la ceramica, magari utile anche per il decoro urbano o quello di un istituto bancario. La Banca Anton Veneta ha accolto questo progetto con grande fervore, aiutato, fino a poter inaugurare non solo con modelli ma con la prima opera veramente realizzata a scala urbana, l'orologio di Lella e Massimo Vignelli, i nostri grandi designer che vivono a New York. Questo orologio è un pezzo unico oggi, solo Este lo possiede, e le sue radici sono nella terra dove c'è l'antichità stratificata della ceramica di secoli, e nasce bianco e puro proprio come fosse il segno del futuro di questa città.